Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi parleremo di tubi, sì, perché spesso vengono sottovalutati i tubi dell'aria che dal nostro compressore portano l'aria al nostro aerografo, per cui ritengo necessario farci un video a riguardo. Intro! I tubi dell'aria molto spesso vengono visti come un qualcosa su cui non ha senso, fra virgolette, investire. Questo lo trovo molto sbagliato, perché è quel componente che ci porta aria all'aerografo e, facendolo bene, perché abbiamo investito su un tubo qualitativamente buono, ci consente di avere un'ottima esperienza aerografica. Cerco di spiegarmi un po' meglio con un esempio un pochino stupido. Immaginiamoci di averci una bella macchina, ma proprio una macchina di quelle bomba, e il tubo che deve portare il carburante alla macchina, perché di scarsa qualità, non lo fa regolarmente. A volte porta un pochino di più di carburante, a volte ne porta un pochino di meno. Che cosa succede? L'alimentazione non è costante, quindi la macchina non andrà mai bene al 100% continuamente. Lo stesso è qui. Vi porto un esempio che è capitato un po' di tempo fa sulla community su Discord. Un ragazzo mi ha chiesto informazioni per un tubo. Gli ho consigliato un tubo, fra l'altro vi lascio in descrizione i link per l'acquisto dei tubi di buona qualità, sia Ibata, Pash, Harder, Steinbeck e così via. Gli consiglio il tubo, passano 2-3 settimane, mi ricontatta sulla community, dice: "Simo, c'ho un problema, il tubo non va bene". Lo vedo in foto e gli dico: "Guarda, non è quello che t'ho consigliato io". E dice: "Sì, ne ho preso un altro, quello che mi hai consigliato te costava 30 euro, con questo qui, sempre da un mercato alternativo, con 10 euro ne ha comprati 3. Praticamente cosa succedeva? Lui metteva il compressore, lo settava a 2 atmosfere, il tubo si gonfiava tipo cingomma per i non toscani tipo chewing gum. Appena apriva l'aria sull'aerografo, che iniziava a spruzzare, questo tubo qui si riduceva. Appena lui si smetteva, il tubo si rigonfiava. Cioè, tipo, era un centimetro, diventava 2/2,5, si gonfiava. Quindi cosa succede? Non aveva continuamente un'alimentazione costante all'aerografo. E questo come si traduce in alimentazione non costante dell'aria? Ergo, il nostro aerografo, per quanto buono sia, per quanto buone possono essere le vernici e i reducer che noi utilizziamo, spruzzerà male e lavorerà male. Tradotto, esperienza aerografica negativa. Un tubo, calcolate che ha un'ottima durata, durano tanto, specie quelli telati o quelli fatti a modo. Per dire, questo è un Harder che è fatto a modo, io ce l'ho da tipo 4 anni e mezzo, 5 anni, se non erro. Ci sono quelli telati che spesso vengono preferiti dagli aerografisti. Io al tempo c'avevo questo, ho usato questo. Investiteci, perché ve li ritrovate. Io questo lo pagai tipo 26 euro, ma se non ci camminate di sopra, non vi ci sedete di sopra con la seggiola, non lo danneggiate, ci state attenti, vi dura, proprio vi dura veramente tanto. È un investimento, lo dovete vedere come un qualcosa a lungo termine, perché non l'andate a cambiare una volta al mese. Comprate una volta un tubo a modo, ci spendete 30 euro, quello vi rimane a lungo andare. Per cui fateci il mio consiglio è di farci attenzione e di spenderci non in maniera esosa. Evitate a priori i tubi, quelli tutti attorcigliati, perché ci ho aerografato una volta, sembra ci sia qualcuno che vi tira sempre di continuo, perché sta sempre in tensione. Quelli evitateli come la peste. A me non mi garbano una sega, non mi ci trovo bene, perché anche tenendoli in quell'altra mano sembra da aerografare, c'è sempre qualcuno che vi tira il tubo, perché sono fatti a spirale e sono tipo elastici a quella maniera lì. Prendete i tubi normali. Io vi ripeto che vi lascio il link in descrizione per gli acquisti su Amazon dei vari tubi di buona qualità. E che altro dire? Oltre al tubo, comprate anche i raccordi a modo. Cioè, non ha senso prendere dei raccordi che già, quelli a modo non è che costano tanto, però se prendete quelli che costano proprio 3 bicce o quei kit dove con 4 euro ti mandano 250.000 raccordi, visto dei kit a 4 spicci ti mandano raccordi di tutte le misure, e poi ciottolano, la filettatura non è precisa, ci dovete mettere 18.000 passate di Teflon,
ve lo sconsiglio, anche lì i raccordi sono di metallo, vi durano una vita. Prendete dei raccordi buoni, si rovina il tubo, potete sempre smontare i raccordi e montarli su un'altra tipologia di tubo. Ad esempio questo è del Pash, nulla vieta che io smonto il raccordino del Pash, ci metto quello dell'hardware con l'attacco rapido e lo continuo a sfruttare. Per cui anche sui raccordi, già il Teflon ci tocca mettercelo sui raccordi a modo, figuriamoci sui raccordi che ciottolano perché la filettatura non è precisa, perché ci hanno dei problemi o perché ciottolano di suo anche se ben strinti. Per cui anche lì, a maggior ragione che sono di metallo, spendeteci una volta, comprateli a modo, vi rimangano a vita. È più facile buttate via il compressore, ne ricomprate un altro e i raccordi sono sempre belli fondamentalmente. Direi che per quanto riguarda i raccordi, gli attacchi e i tubi, parlandone in maniera molto generale, potremmo, fra virgolette, chiudere qui il video. Sicuramente ne ritorneremo a parlare in futuro in qualche altro video, perché ho qualcos'altro in mente da farvi vedere. Per cui i commenti sono sotto, se c'è qualcosa che mi volete dire, mi volete chiedere, scrivete pure, io appena posso leggo e vi rispondo. Vi ricordo che sotto in descrizione trovate il link per i tubi, i raccordi, gli attacchi rapidi, eccetera. Vi butto giù una lista. Se il video ti è garbato lascia un like, se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale, attiva la campanella così ti arrivano le notifiche quando pubblico un nuovo video, quando vado in live, e non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!